Il tempo. Il pensiero di ieri era sul passato. Il pensiero di oggi è sul concetto di tempo e la percezione che ne abbiamo. Una serie di riflessioni sparse. Penso ad esempio che l'universo è vecchio 13 miliardi di anni. È tanto, eh? Ma secondo alcune teorie, l'universo sarebbe invece abbastanza giovane e noi, come specie senziente, potremmo essere collocati proprio all'inizio della sua creazione. La teoria si basa sul fatto che le stelle giganti rosse vivono, fra virgolette, circa 100 milioni di miliardi di anni. E di queste stelle ce ne sono parecchie in circolazione. Per cui in teoria all'universo resterebbero ancora tipo 99.999.987 miliardi di anni almeno. Ma questi numeri non ci dicono molto. Quello che ci dice qualcosa è per esempio il fatto che noi siamo più vicini temporalmente all'esistenza dei T-Rex rispetto a quanto i T-Rex fossero vicini all'esistenza degli stegosauri. Perché gli stegosauri sono esistiti circa 150 milioni di anni fa. E a questo proposito, gli anelli di Saturno si sono formati circa 100 milioni di anni fa, quindi sono più giovani degli stegosauri, cioè quando c'erano gli stegosauri ancora Saturno non aveva anelli. Ma anche gli antichi egizi sono belli antichi. Pensa che al loro tempo c'erano già degli archeologi che studiavano la civiltà egizia ancora più antica, tipo gli antichissimi egizi. E Cleopatra è vissuta più vicina alla nascita dell'iPhone rispetto che alla nascita della civiltà egizia stessa. E i Sumeri, che erano ancora più antichi degli egizi, avevano anche scritto delle barzellette, e una barzelletta, che è una barzelletta proprio sporca, che inizia con qualcosa che non si è mai verificato da tempo immemorabile. Tempo immemorabile, e la barzelletta era del 1900 avanti Cristo, quindi tempo immemorabile era ancora prima. Ah, poi la barzelletta continua con qualcosa che non si è mai verificato da tempo immemorabile, una giovane donna che non scorreggi in grembo al marito. Così era, i Sumeri avevano queste barzellette. Un altro pensiero è che la storia registrata non ammonta a più del 2,5% da quando è esistito l'Homo sapiens. Pensa a quante informazioni abbiamo perso nel tempo, cioè abbiamo registrato solo l'ultimo 2-3% della nostra storia. E un'altra cosa, lo sviluppo del linguaggio parlato è avvenuto molto dopo l'evoluzione a Homo sapiens, il che significa, prendendo in considerazione la storia dell'essere umano moderno, che ci sono stati almeno 50.000 anni in cui al mondo c'erano degli uomini e delle donne, ma nessuno diceva una parola. C'era silenzio, pensa che bello. Non comincio a mettere in relazione fra di loro i diversi eventi storici contemporanei, perché sennò ci sentiamo tutti vecchi. Tipo, i Nirvana sono musica di 30 anni fa, come quando negli anni 90 si ascoltavano i pezzi degli anni 60. E non entro nemmeno nel merito di quanto tempo rimane a ognuno di noi, sennò ci buttiamo dalla finestra. Un altro pensiero interessante è la differenza fra avere per esempio $1 milione e avere $1 miliardo. Cosa c'entra col tempo? C'entra perché per esempio i super ricchi tipo Jeff Bezos, che hanno tipo $100 miliardi, se al posto dei dollari consideriamo i secondi, vediamo che 1 milione di secondi sono 12 giorni, 1 miliardo di secondi sono 31 anni. Ecco, in questo caso il tempo ci fa capire meglio la differenza fra gli ordini di grandezza e della ricchezza. Per cui, anche se hai $1 milione, paragonato a chi ne ha 1 miliardo, sei tipo un poverello. Quindi 1 milione di secondi, 12 giorni, 1 miliardo di secondi, 31 anni. E per te? Qual è la tua percezione del tempo?